Buongiorno a tutti e benvenuti. Per 2 giorni non ce l'ho fatta per motivi di cose personali e di lavorative o altro, ma così ho recuperato e recupero tutto oggi, mercoledì. 3 maggio. Arrivati ormai quasi all'estate e già ci sono tante notizie riguardo ai lavori stagionali, a tante cose che ci succederanno nel weekend e soprattutto anche novità arrivate questa mattina. Ce ne sono parecchie e soprattutto interessanti e anche sbalorditive. Per dirvi, ci sono notizie che alcune non ci sono neanche le verità, invece alcune sì. Vedremo subito da A2 Generalist R1 Stabradio le notizie nel nostro Friuli. In Friuli Giulia, boom dei contratti, 12.000 stagionali, ma ancora non bastano. Pochi quelli disposti a sacrificarsi in estate. Nel 2017 si è sbalzo degli ingressi nel mondo del lavoro ben più di 28%, ma la ripresa del turismo è addio ai voucher, agevolano le assunzioni. Il Giro d'Italia con l'Ape, ecco in viaggio un'impresa di due friulani. Il programma di Federica per il welfare e case popolari prima i friulani. L'accesso ai servizi sociali previsti incentivi legati agli anni di residenza, promessa la riduzione della IRAP alle aziende in sanità, torna alla regia unica. Audi nei gavettoni a scuola, genitori preoccupati chiamano la polizia. Nord-est economia, crisi politica ed economica, borse e spread continuano a ballare. Incidente sul lavoro, operaio colpito da un gancio meccanico, è grave. È già in ospedale. Lignano lavori in ritardo. Sul lungomare, slalom dei turisti tra i cantieri. Ancora chiuso il traffico, l'ultimo tratto. La minoranza però danni agli operatori, dice. Il sindaco però dice, si tratta di un intervento complesso, tutto pronto entro una settimana. Notizie di il colosso di Udine, pesa 48 kg e trae nel camion, è Carlo Cheglia, una vita da stockman, il secondo uomo più forte d'Italia, professionista di truckman, sogna il tricolore. A4. Anche dall'autostrada d'Italia è appena arrivata questa notizia, tutor spenti in autostrada, attivi 15 autovelox. Udine operativa, la sentenza che blocca il sistema. Da Palmanova a Portuari però i controlli continuano. Tempo libero, anteprima Udine Pordenone, lungometraggio ispirato alla storia del coro polifonico di Ruda. Andiamo a vedere altre notizie da Udine. Più di 300 per Federico, il giovane DJ al mondo. Il 14enne lombardo ha incontrato gli allievi della Bellaviti e Marconi. Ferita al polso dal compagno di classe, denuncia ai carabinieri. La denuncia ai carabinieri per un atto di bullismo di una mamma della bassa friulana. Udine, ferisce una ragazza, è stato denunciato, un cittadino peruviano di 48 anni è stato segnalato per lesioni. Udine, il mondo della cultura piange Anna Maria Pittana, fondò il 23 ottobre 1941 il ventaglio della Muse, molto più di un salotto culturale cittadino. Il rapimento e l'omicidio di Rossella Gorazin. Un filo porta al mostro di Firenze. La testimonianza di un poliziotto che seguì il caso. Un caso che viene dal 1975. Il procuratore di Belluno rivela le piste che conducono al medico Francesco Nanducci, sospettato per gli omicidi in Toscana, ed è stato ritratto in ballo delle confessioni di Izzo.
Pilosio, il Tribunale di Udine omologa il contratto preventivo. Il provvedimento consente alla ditta di Tavagnacco di ripartire con nuovi obiettivi di consolidamento e crescita. L'ultima fase della procedura sarà la costituzione nei prossimi giorni della New Co. Scontro tra auto e un mezzo pesante, un ferito. Incidente a Codroipo sulla Montebana. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Caso Regeni acquisiti dai PM, nuovi documenti e il video della metro, la consegna delle immagini delle telecamere della metro egiziana, ricomposte grazie a un software sviluppato da una società russa. Gli inquirenti dovranno esaminare circa 10.000 frame, fermi immagini e sequenze di video del giorno della scomparsa del ricercatore di Fiumicello. Il giallo di Udine ancora senza nome, l'omicidio di Andrea Rosselli ancora senza nome, 4 mesi di mistero. Il corpo carbonizzato di Quagliantini fu trovato il 25 gennaio scorso, i vicini di casa. Quel giorno ci ha cambiato la vita, la frazione di Bevessi cerca di tornare alla tranquillità, ma c'è l'attesa per i risultati dei rilievi dei carabinieri del RIS e sulle celle telefoniche. Andiamo a vedere invece il meteo, che come di consuetudine è sempre in movimento e sempre con movimenti e novità delle previsioni del tempo. Oggi nella nostra regione si stanno toccando i 30 gradi nella pianura, 25 sulla costa, 28 quasi in prealpi, 23-22 nelle Alpi. Friuli Venezia Giulia. La situazione generale ci vede che il giovedì è una depressione sulle Alpi occidentali faranno affluire sulla nostra regione correnti da sud-ovest, ancora calde ma più umide, e si faranno instabili dal pomeriggio, specie sui monti. Andiamo a vedere il tempo per domani, giovedì 31 maggio. Al mattino in genere è più stabile, col cielo poco nuvoloso. Nel pomeriggio però sarà invece probabile qualche rovescio temporale. Sui monti è possibile isolato, in pianura invece sulla costa si avrà venti dal mare moderato e prevarrà il bel tempo con cielo in genere poco nuvoloso. Le temperature in pianura si prevedono minime da 17 a 20 gradi, le massime da 29 a 31 gradi, in costa le minime da 20 a 22 gradi, le massime 25 a 27 gradi. In 1000 metri 17 gradi, 2000 metri 10 gradi la media. Vediamo il primo giorno di giugno, venerdì 1 giugno, sui monti cielo più stabile, al mattino no, con cielo poco nuvoloso, mentre dal pomeriggio saranno probabili locali rovesci o qualche temporale, soprattutto nei pianure e costa, però prevalente di bel tempo, rovescio o isolato. Naturalmente di pomeriggio in pianura e di notte sulla costa. Le temperature in pianura si prevedono minime da 17 a 20 gradi, le massime 27 a 29 gradi, in costa minime da 20 a 22 gradi, massime da 24 a 26 gradi, in 1000 metri 17 gradi, 2000 metri 10 gradi la media. Vediamo il tempo per la tendenza della festa della Repubblica per sabato 2 giugno, prevalenza di bel tempo al mattino, mentre nel pomeriggio sui monti saranno probabili locali rovesci e qualche temporale, possibile anche sulla zona di pianura, isolato. Sulla costa prevalenza di sereno, con vento da sud-ovest moderato nel pomeriggio. Le temperature in pianura si prevedranno minime da 17 a 20 gradi, le massime da 27 a 29 gradi, in costa minime da 20 a 22 gradi, le massime da 25 a 27 gradi, in 1000 metri 16 gradi, 2000 metri 9 gradi la media. E infine la tendenza per domenica 3 giugno sarà una prevalenza di bel tempo al mattino, mentre nel pomeriggio sui monti saranno probabili locali rovesci e qualche temporale, possibile anche sulla zona di pianura e con probabilità inferiore anche sulla costa. Ma
sono tendenze ancora alte. Le temperature in pianura si prevedono sempre da 17 a 20 gradi, le minime, le massime 27 a 29 gradi, in costa minime da 20 a 22 gradi, massime da 24 a 26 gradi, in 1000 metri 16 gradi, 2000 metri 9 gradi la media. Bene, vi ringrazio per l'ascolto, ci sentiamo domani con tutte le previsioni e notizie del nostro TG regionale e meteo regionale del Friuli Venezia Giulia. Da Marco è tutto, vi ringrazio dell'ascolto, da Audio Vigilio Nord-Est, R1 e Stampa Radio, il TG regionale finisce qui, a fra poco per il TG Sport. Grazie a tutti voi, a domani.